Durante il periodo di Avvento, la prima lettura è scelta dal profeta Isaia, il profeta per eccellenza dell'Avvento, dell'attesa, dell'annuncio della venuta del Messia. Il testo di questa sera, per questa prima domenica, ci fa compiere innanzitutto un grande atto di fede nel Signore, ce lo fa riconoscere come nostro Padre. Tu, Signore, sei nostro Padre. Ce lo fa riconoscere e chiamare nostro Redentore. Viene detto nel primo versetto e ripetuto al termine: Signore, tu sei nostro Padre e noi siamo opera delle tue mani. Ma dentro a quest'atto di fede, il profeta Isaia trasmette una situazione difficile, tormentata, del popolo e dei credenti. Pone delle domande: ma se tu sei nostro Padre Redentore, come mai lasci indurire il nostro cuore? Come mai capita tutto questo? Come mai non riusciamo a rialzare la testa? Sono domande che in questo momento di pandemia, di tribolazione mondiale che tocca ogni persona, ogni comunità, ogni nazione, sono profondamente autentiche e vere. Di fronte a Dio, che vogliamo ad ogni costo, per fede, riconoscere nostro Padre e Redentore, sapendoci fatti della sua stessa carne, opera delle sue mani, possiamo in qualche modo chiedere spiegazione e chiedere al Signore che squarci i cieli e scenda, che faccia giustizia, che doni e ci ridoni la pace. Abbiamo ragione di rivolgere a Dio domande sul perché della nostra vita, della nostra salute, sul perché del male che sembra essere continuamente presente nel mondo e vincente. Il Signore non si spaventa di questo. Non è un venir meno della fede, ma è un renderci conto della realtà e cercare di scoprire la sua presenza in questa realtà, perché Dio ha squarciato i cieli, Dio è sceso su questa terra, Dio cammina con noi, è Lui che intesse con noi un dialogo, che pone domande prima ancora che noi poniamo le nostre. La Sacra Scrittura inizia e termina dal libro del Genesi all'Apocalisse esattamente con il Dio che chiama, che domanda, che interpella l'uomo. Adamo, dove sei? Sono le prime parole all'umanità dopo il peccato originale nel libro del Genesi. E l'Apocalisse termina con il Signore che sta alla porta del cuore di ogni uomo e bussa continuamente per farsi aprire. Dio domanda a noi e noi domandiamo continuamente a Lui. Si intesse in questo modo un dialogo reale, concreto, fatto di vita, di storia, di carne, non di semplici idee o di ricerche filosofiche. E allora l'Avvento
prima ancora che essere tempo di attesa e di ricerca nostra di Dio, è il tempo di Dio che sta cercando noi, che sta venendoci incontro, che sta avvicinandoci. Questo è il messaggio che mi sembra nascere forte e chiaro nel testo del profeta Isaia e che ritroveremo lungo le domeniche di Avvento. Ma è interessante e fondamentale anche il testo di Vangelo. Sono pochi versetti del capitolo 13 di Marco, il primo dei Vangeli in ordine di scrittura, il più breve, ma anche il più pratico, il più intenso. Ci riporta un frammento di una parabola che Matteo e Luca trasformeranno e amplieranno e diventerà la parabola dei talenti in Matteo o delle monete in Luca, e la conosciamo bene. Il frammento di Marco in qualche modo riporta unicamente l'introduzione, ma il significato è lo stesso. In questo testo ci sono verbi all'imperativo. Fate attenzione, vegliate. Questo verbo vegliare, che è ripetuto 4 volte nel testo, utilizzando in greco 2 verbi diversi, però nella traduzione italiana si usa lo stesso, ha all'origine, nell'origine greca, ve li dico questi 2 verbi. Il primo, nella prima riga, fate attenzione, vegliate, il testo greco è agroneutei, che vorrebbe dire rimanete svegli, mentre nelle altre volte c'è un verbo che come richiamo ci è più familiare, il verbo gregoreuo, che nella traduzione letterale sarebbe rimanete in piedi e svegli. Gregoreuo ci fa pensare a Gregorio, ci fa pensare poi nelle nostre lingue latine alla musica gregoriana, ci richiama la bellezza dell'essere coro nel canto. Che cosa significa vegliare? È solo un perdere sonno, pur sapendo che il sonno è importante per la salute della vita. È solo un attendere passivamente che capiti qualche cosa o che arrivi Godot, che non arriverà mai. No, non può essere così. Il vegliare, il gregoreuo, gregoreuite, di cui parla Gesù con insistenza, è tutt'altro che un atteggiamento passivo e di attesa singolare. È un grande impegno attivo. Ci richiama essenzialmente a 3 atteggiamenti che credo che in questo momento di situazione mondiale che viviamo siano particolarmente importanti. Il primo, vegliare, nella traduzione latina veniva tradotto con ben 2 verbi nella cosiddetta Vulgata, il testo latino, e i verbi erano vigilate e pregate. La veglia, il vegliare a cui il Signore ci rimanda è innanzitutto al vegliare della preghiera, alla sua esperienza
dell'orto degli ulivi che precede la passione, morte e risurrezione. L'esperienza che fa sgorgare il Padre nostro, che fa chiamare Dio come Padre e dice: si compi la tua volontà e non la mia. Nella preghiera portiamo a Dio i nostri sentimenti, tutti, anche quelli più difficili che ci metterebbero in contrasto con Lui, anche le domande a cui non troviamo risposte, quasi una lotta con il Signore, come ha fatto Giacobbe. Portiamo i nostri sentimenti positivi, come ci ha spiegato la seconda lettura di questa sera, della prima lettera ai Corinzi, i nostri sentimenti di gratitudine. Portiamo, come abbiamo detto nel Salmo responsoriale, nella maggioranza dei salmi, le nostre domande, le nostre richieste, i sentimenti di domanda e di richiesta. Portiamo i sentimenti di contemplazione, di meraviglia sul mondo, sulla realtà, sulla storia, sulla vita. Una preghiera che porta a Dio i sentimenti e un vegliare in modo attivo. Ma la preghiera non porta solo i sentimenti, trasforma anche la nostra vista e cerca di renderla simile alla vista di Dio. Quel fate attenzione con cui si apre il Vangelo di questa sera potrebbe essere tradotto: guardate bene, aprite gli occhi. È la preghiera che ci aiuta a questo. Il secondo atteggiamento della veglia cristiana è quello della speranza, del far crescere, attivare le nostre energie di mente, di cuore e di azione, di professione alla speranza. Sono tre le virtù che ci identificano con Dio, le cosiddette virtù teologali, che leggono la nostra vita come la legge Dio: la fede, la speranza e la carità. La fede ci arriva come dono suo, la accogliamo con gratitudine e cerchiamo di svilupparla, oppure la teniamo nascosta. La carità, siccome è il nome di Dio e siccome ogni persona ha in sé il DNA divino, perché immagine e somiglianza di Dio, si attiva tante volte in modo improvviso anche in chi crede di non credere. Quanti bei gesti di carità nei momenti di grande difficoltà e nei momenti di questa pandemia possiamo vedere in tutti. Ma la speranza è fondamentalmente nostra. Tocca a noi attivarla ogni giorno, ogni momento. Ha bisogno della mia continua alimentazione del sentimento di speranza. La veglia che il Signore ci chiede in avvento e sempre è quella di essere testimoni di speranza, di dar ragione, come dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, alla speranza che è in noi, dimostrare che abbiamo ragione di essere persone di speranza, che c'è ragione di sperare. Perché? Perché Dio è il Dio del futuro, Dio è davanti a noi,
il meglio deve ancora venire. E nonostante vediamo e siamo testimoni di tanti aspetti negativi, non è questo che vincerà. Vince Dio, e Dio è il bene, Dio è il giusto, Dio è la vita, Gesù è la risurrezione. E il terzo atteggiamento che rende concreto e reale il vegliare cristiano, il vegliare evangelico, è l'attenzione al bene comune. È l'attenzione al bene di tutti, è il sapere che il bene comune precederà sempre l'interesse individuale o la proprietà privata. Il Signore ci chiede di sentirci uno in comunione nell'unico mondo da Lui creato e donato a tutti. Ci chiede di collaborare per costruire l'unità, la pace, l'amore autentico. Ci chiede di cantare in coro insieme, ecco il Gregoreuo, e non di andare ognuno per conto suo, in assoli, inutili. E soprattutto nei momenti di maggior difficoltà, come quello che il mondo sta vivendo, c'è bisogno di recuperare questa veglia del bene comune e di non venirne meno diversamente, come ci richiama continuamente il Santo Padre. La cosa peggiore che ci potrà capitare è che al termine dell'epidemia, che passerà anche, la nostra umanità si troverà peggiore. Non avrà imparato nulla. Avremo dato forza ai lupi e non all'essere fratelli e sorelle in unità di fronte a Dio. E ci sono tanti segni, soprattutto in questa seconda ondata, in cui le cose sembrano andare così. Anche a livello internazionale. Guerre locali che riprendono, scoppi improvvisi di violenze immotivate, dalle famiglie agli aspetti internazionali. Vegliare, risentire che siamo uno, che siamo solidali, prima di essere individui isolati e con interessi particolari. È questo a cui il Signore ci vuol richiamare con l'intensità e la continuità di questo imperativo. Vegliare, vegliate. Ecco che il cammino di queste giornate di Avvento ci irrobustiscano in questo, in una preghiera sempre più fervente che alimenta e sana i nostri sentimenti e migliora la nostra visione del mondo e degli altri e di noi stessi, in un alimentare fortemente la speranza per motivare il nostro cammino di ogni giorno e anche la lotta contro il male. E soprattutto essere attenti e custodi del bene comune. Siamo chiamati ad essere chiesa, che vuol dire assemblea riunita, ad essere città, ad essere un'umanità salvata, ad essere comunione. Solo così potremo dire che Dio, il Signore, è veramente nostro Padre e Redentore, e noi
siamo opera delle sue mani. Amen.